Pichi Tisi. Capire meglio il diabete? È facile, con PIC. Primo, scopriamo cos'è. C'è un'alta probabilità di diabete quando siamo in presenza di un'elevata quantità di glucosio nel sangue. Cosa si intende per elevata? Quando la concentrazione di glucosio nel sangue è maggiore o uguale a 126 mg per decilitro a digiuno o 200 dopo un pasto. Devi sapere che il glucosio è il carburante del nostro corpo ed è solo grazie all'insulina, l'ormone secreto dal pancreas, che riesce a entrare nelle cellule trasformandosi in energia fresca. In presenza di diabete, le cellule producono meno insulina, oppure l'insulina agisce male a causa del tessuto adiposo in eccesso nell'organismo. Così il glucosio non riesce più a entrare e nutrire le cellule, accumulandosi nel sangue. Arrivato ai reni, una parte di glucosio viene filtrata e rimessa in circolo. La parte eccedente, invece, viene espulsa con le urine. Ecco perché uno dei sintomi del diabete è un frequente bisogno di andare in bagno. Risultato? Le cellule non ricevono il giusto nutrimento e cercano di sopperire utilizzando i grassi presenti nell'organismo. Si spiega così la grande fame e il dimagrimento che spesso si accompagnano al diabete. Ma con la cura giusta, tutto si può gestire senza pensieri. Ora scopriamo quali sono i tipi di diabete. Proviamo a farne l'identikit. Il diabete meno diffuso è quello di tipo 1. Si manifesta prevalentemente da giovani ed è dovuto a un errore del sistema immunitario che elimina per sbaglio le cellule che producono insulina. I sintomi più comuni sono fame e sete intensa, bisogno frequente di andare in bagno, consistente perdita di peso e prolungato senso di stanchezza. Come tenerlo sotto controllo? Con iniezioni di insulina. Il diabete più comune, invece, è quello di tipo 2. Di solito arriva in età adulta. La causa spesso è la predisposizione genetica, ma obesità e stile di vita poco sano ne aumentano il rischio. I sintomi sono uguali a quelli del tipo 1, ma potrebbero anche non presentarsi. Ricorda che il diabete è una patologia silenziosa e può rivelarsi anche dopo molti anni. È possibile gestire il diabete di tipo 2 in tanti modi, ma è sempre solo il tuo medico che può consigliarti quello migliore. Un altro tipo di diabete è quello gestazionale, che compare durante la gravidanza. Si presenta solo in soggetti predisposti ed è provocato dalle modificazioni ormonali tipiche della gravidanza, ma solitamente scompare dopo il parto. Per la terapia vale il suggerimento di prima. Chiedi sempre al tuo medico. Ora che sai tutto sul diabete, ci sono alcune persone che vorrebbero fare la tua conoscenza. Persone molto importanti. Ecco Paul Cézanne, Ernest Hemingway, Elvis Presley, Charles de Gaulle, Miles Davis, Sugar Ray, Luciano Pavarotti e George Lucas, il creatore di Star Wars. Cosa hanno in comune? Convivono o hanno convissuto ogni giorno con il diabete. Ma questo non ha impedito loro di diventare grandi artisti, coraggiosi capi di Stato, musicisti leggendari o formidabili atleti. Insomma, di scrivere la storia. PIC ti aspetta sul suo sito, sul canale YouTube e sulla PIC Community, con tanti consigli utili sulla salute quotidiana e sul diabete. Fai sempre affidamento al tuo medico o al tuo diabetologo. Alla prossima e ricorda, è facile con PIC!